Cinéanda Colano. Oggi voglio farvi vedere come faccio io il salmorejo cordobese. Questa ricetta me l'ha data una mia vicina che è precisamente di Cordova. Gli ingredienti per fare questo salmorejo sono 1 kg di pomodori ben maturi e tagliati a pezzi, 200 g di pane raffermo, 250 ml di olio extravergine, 1 o 2 spicchi d'aglio, questo dipende dai vostri gusti, 2 uova sode tagliate a pezzetti, sale quanto basta, 100 g di jamon serrano. Se non lo trovate va benissimo il nostro prosciutto crudo. Per prima cosa dobbiamo frullare i pomodori. Dopo aggiungiamo l'aglio. Poi aggiungiamo il pane e continuiamo a frullare. Questo è il risultato finale. Adesso solo manca metterlo nel frigorifero fino a quando sia ben freddo. Ecco qui il nostro salmorejo cordobese. Come vedete nella fotografia, si serve con il prosciutto crudo a pezzetti e le uova sode. Sempre deve essere molto freddo. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta. Ci sentiamo nella prossima. Grazie a tutti per seguirmi. Hasta pronto. Hasta luego, amigos. Adios. Ciao.